all'epoca questi orologi, fine anni 60, non li voleva nessuno, restavano invenduti. Non era come adesso che i Rolex sono ambitissimi, no? Ma specialmente questo orologio con questo quadrante polignuma non interessava a nessuno. Una signora in viaggio di nozze l'aveva visto in vetrina in un negozio, è entrata e l'ha regalata al marito. Dopo anni si sono separati, l'orologio è rimasto alla moglie, no? Fortunatamente, e questa signora di Genova come me mi ha telefonato sapendo che era un collezionista e me l'ha proposto, mi ha chiesto una cifra modesta per l'epoca, no? E io l'ho acquistato, per fortuna, perché è un orologio stupendo, in condizioni perfette ancora.